Ma come ti è venuto in mente? Ma come puoi pensare? Che un ladro entra, ammazza papà, poi va in bagno e si fa la doccia. Beh, ma non hai vista che era una donna? E che non l'avevo vista? E allora? Avevo capito sì che era una donna, che te so così. Hai visto che era una donna? Non avevo visto i rilievi e esisi dell'ombra, avevo capito. E i rilievi e esisi, allora che fai? Gli dai una bastonata? Sì, lo sai perché? Perché? Perché era una bagaccia, a me non voglio, io non voglio che tu vai con i bagacci, perché poco so sta storia come vanno a finire. Beh, intanto quella bagaccia era la signora Canegatti, con la quale papà ha fatto un affare formidabile. 114 camere, capirai? E poi la signora Canegatti, oh Cristian, è pezzo di figa, a me mi piace. Papà mica è stupido, se ci sarà a letto insieme ci sarà un motivo, no? Sì, un motivo. Oh, sì. Motivo. E poi non dire bagascia, e poi non dire mamma, perché mamma quando c'ha le sue crisi... Non voglio sentire parlare di mamma, eh? Basta, di mamma non si parla, Che? Cosa che? Non voglio sentire parlare... Sembri uno scemo, sembri. Non voglio sentire parlare di mamma. Sembri uno scemo, sembri. Mamma, guarda le crisi, fa quello che gli pare, va bene, non voglio sentire parlare di mamma, va bene, intesi? Non voglio sentire parlare di mamma. Non voglio sentire né parlare di mamma e tantomeno parlare di sesso, perché tu con sto sesso sei peggio di un ragazzino, basta! Allora se non vuoi sentire parlare di sesso, vattene per conto tuo. Magari, dai, ferma, vattene per conto tuo, poi non dite che i genitori non parlano con i figli. Non dite che papà non ti ha detto niente, perché papà ti ha informato, ti vuole informare, ma se fai come lo scemo, che ti informa? Allora sai che fa papà? Ti porta a casa di mamma, così vedi da solo tutto quello che è cambiato. Perché che è cambiato? Tutto è cambiato.